Ciao ragazzi e benvenuti a Pizza for Dummies, il primo corso per imparare a fare la pizza in casa buona come in pizzeria. Io sono Luca e oggi insieme impareremo come realizzare la pizza in teglia alla romana. La pizza in teglia romana è quella tipica pizza che possiamo trovare nei forni di Roma, da acquistare al taglio e mangiare a passeggio. La caratteristica di questo impasto è che si mantiene molto croccante nel tempo grazie all'elevata quantità di acqua. Per realizzare la nostra pizza in teglia alla romana ci vorranno circa 30 ore. Si parte oggi realizzando un preimpasto che lieviterà in frigorifero per tutta la notte per essere poi reimpastato domani. Il preimpasto che utilizziamo oggi, chiamato anche Poolish, serve a dare più leggerezza e friabilità alla nostra pizza. Viene realizzato con lo stesso peso tra acqua e farina e lievito di birra. Questa pastella lieviterà in frigorifero per 24 ore. Gli ingredienti del nostro preimpasto sono 500 g di farina Petra 1 HP, 500 g di acqua tiepida e 5 g di lievito fresco di birra. Per realizzare il preimpasto partiamo subito sciogliendo il lievito all'interno dell'acqua. Per farlo utilizzeremo una piccola frusta. Fatto questo, versiamo il tutto al di sopra della nostra farina. A questo punto mescoliamo con una spatola fino a renderlo omogeneo. Dovremo raggiungere una consistenza di questo tipo. Ottenuta una consistenza omogenea, andiamo a coprire la nostra ciotola con della pellicola e abbiamo cura di praticare qualche forellino per far respirare il nostro impasto. Mi raccomando, abbiate cura di scegliere una ciotola che contenga almeno il doppio del volume del vostro preimpasto. Questo preimpasto infatti andrà messo per 24 ore in frigorifero, durante le quali andrà proprio a raddoppiare di volume. Per l'impasto finale andiamo ad aggiungere al nostro preimpasto 500 g di farina Petra 3 HP, 2 g di lievito fresco di birra, 20 g di sale, 30 g di olio e 250 g di acqua tiepida. Partiamo subito prendendo due ciotole all'interno delle quali divideremo in parti uguali la nostra acqua. Nella prima ciotola andiamo a sciogliere il nostro lievito. Nella seconda andiamo invece a inserire il sale. Per scioglierli ci aiutiamo con un cucchiaio. Teniamo momentaneamente da parte le nostre ciotole e riprendiamo quella più grande dove abbiamo trasferito il Poolish. All'interno di questa ciotola inseriamo tutti gli altri ingredienti. Quindi partiamo dalla farina, inseriamo l'olio e le nostre due acque dove abbiamo sciolto il lievito e il sale. Iniziamo a impastare utilizzando una mano sola fino ad amalgamare tutti gli ingredienti. Continuiamo a impastare fino a quando avremo raggiunto questa consistenza. A questo punto copriamo la nostra ciotola con un canovaccio e lasciamo riposare l'impasto per 20 minuti. Sono passati 20 minuti di riposo, riprendiamo il nostro impasto e andiamo a vedere come si presenta. Il nostro impasto si è molto rilassato. Quello che dobbiamo fare ora è prendere una ciotola con cui ci andremo ad inumidire le mani per dare qualche piega al nostro impasto. La piega consiste nel ripiegare più volte l'impasto su di sé in maniera tale da renderlo più omogeneo. Effettuate le pieghe, riprendiamo il nostro canovaccio, copriamo la ciotola e mettiamo l'impasto di nuovo a lievitare a temperatura ambiente. Lo lasceremo fermo fino a quando sarà raddoppiato di volume. È passata un'ulteriore ora, il nostro impasto è raddoppiato di volume. Per primissima cosa, come sempre, andiamo ad inumidirci le mani con un po' di acqua e facciamo attenzione a staccare per bene tutto l'impasto dai bordi. Andiamo ora a cospargere un po' di semola rimacinata sul piano da lavoro e ribaltiamo l'impasto per poi andarlo a pesare. Ricaviamo delle porzioni da circa 600 grammi che sono perfette per la teglia del forno casalingo che misura 40 cm x 30. Una volta concluso lo staglio, andiamo a dare la forma alle nostre bocce. Per dare la forma alla nostra boccia, per prima cosa dobbiamo infarinare abbondantemente il piano da lavoro. Prendiamo a questo punto l'impasto e gli diamo una forma rotonda, chiudendolo più e più volte con un movimento che in gergo si chiama a fazzoletto. Una volta ottenuta una forma rotonda, solleviamo l'impasto con una mano, con l'altra andiamo a eliminare la farina in eccesso dal banco e l'impasto lo giriamo. Una volta girato, con le mani andiamo a tirarlo più e più volte sul banco in maniera tale da dare un'ultima regolata alla nostra boccia e renderla completamente rotonda.
Una volta data la forma finale al nostro impasto, non ci rimane altro che prendere un contenitore, ungerlo leggermente, riporre l'impasto al suo interno e lasciarlo lievitare per altre 2 ore, coperto con un canovaccio, a temperatura ambiente. L'impasto deve raddoppiare nuovamente prima di essere cotto. Passate le nostre 2 ore, l'impasto è raddoppiato. È giunto il momento di stendere la nostra pizza e cuocerla all'interno della teglia. Per farlo, cospargiamo di semola innanzitutto la superficie e ci assicuriamo che l'impasto si stacchi senza problemi dai bordi. Infariniamo per bene anche il piano da lavoro e ribaltiamo il nostro impasto con un gesto secco per poi iniziare a stenderlo. Cospargiamo di semola anche sopra. Cerchiamo già di dare una forma un po' più rettangolare, che dovrà replicare poi quella della nostra teglia. E iniziamo a stendere. Partiamo dai bordi e poi ci spostiamo verso il centro, lasciando un paio di centimetri tra un punto e l'altro dove andiamo a premere con il polpastrelli. Giriamo a questo punto il nostro impasto e continuiamo la stesura. Quando abbiamo quasi raggiunto la dimensione della nostra teglia, prendiamo la teglia e andiamo a ungerla leggermente. Ci aiutiamo a distribuire l'olio con un pennello. Una volta unta la nostra teglia, finiamo di stendere ancora un po' il nostro impasto, poi, infilando le mani al di sotto, andiamo ad alzare la nostra pizza, scrolliamo tutta la farina in eccesso e la riponiamo all'interno della teglia. Spostiamo dal banco la farina di troppo, così mettiamo la teglia al centro e con le mani tiriamo leggermente l'impasto fino a portarlo radente al bordo. Abbiamo finito di stendere la nostra pizza, ora andiamo a condirla. In questo caso abbiamo scelto delle patate che abbiamo già tagliato molto sottili, non ci resta altro che disporle sulla superficie della nostra pizza in maniera un po' disordinata. Condiamo le nostre patate con giusto un pizzico di sale, del rosmarino che ho precedentemente tritato e olio. Andiamo a realizzare la cottura della nostra teglia in forno preriscaldato statico a 250 gradi. La cottura sarà fatta in 2 fasi. La prima in cui inseriremo la teglia direttamente a contatto con la base del forno. Questa fase durerà 7 minuti. Passati questi 7 minuti, trasferiremo la teglia nel ripiano intermedio per altri 5-7 minuti in base al vostro forno. Il risultato deve essere colorato, dorato e estremamente croccante. La nostra pizza ha cotto sulla base del forno fino a diventare completamente dorata sotto, poi l'abbiamo trasferita nel ripiano intermedio. Nel ripiano intermedio è rimasta circa 5 minuti, ora andiamo a inserire del formaggio tipo crescenza al di sopra che lasceremo in forno per gli ultimi 2 minuti in maniera tale che si sciolga e si amalgami al resto degli ingredienti. Abbiamo finito di cuocere la nostra pizza anche con il formaggio, non rimane altro che tagliarla e andare ad assaggiarla. Questa è la nostra pizza in teglia romana una volta cotta e tagliata. Noi ci vediamo alla prossima lezione.